Ragazzi, io vorrei darvi il buongiorno di persona, però ho paura di urtare la sensibilità di qualcuno, perché sono un po' così, insomma, sto facendo una maschera e so che non è proprio un bel vedere, però ho voglia di chiacchierare, quindi mi sa che tra pochissimi secondi girerò la telecamera, quindi preparatevi a vedermi poco presentabile, ecco. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo vlog. È sabato mattina e ho una voglia pazzesca di chiacchierare, quindi preparatevi, mettetevi comode perché secondo me starò qui almeno 10 minuti a parlare, 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 anche perché devo lasciare in posa la maschera una ventina di minuti, tra i 20 e i 30 minuti, quindi stavolta non ho scuse, non posso dire no, devo andare a sciacquarla perché appunto tutto il tempo del mondo. Benvenuti in questo nuovo vlog. Gigi è già uscito. Stamattina ci siamo alzati veramente, veramente presto perché io mi sono svegliata alle 6:30 e mi sono alzata dopo circa 10 minuti perché non avevo più sonno, ma dovuto più che altro al fatto che c'è un gran sole stamattina, perlomeno quando mi sono svegliata c'era un gran sole e non sono più riuscita ad addormentarmi per via della luce. Poi dormendo già con le finestre aperte perché fa un caldo assurdo, altra cosa per cui mi sono alzata. In mansarda fa già un caldo pazzesco, quindi dovremo sicuramente iniziare a usare ventilatore, magari non il condizionatore, ma almeno il ventilatore per far girare un po' l'aria, quello sicuramente. E appunto, avendo la finestra aperta, le finestre aperte, è un continuo sentire gli uccellini che cinguettano, i grilli che non so come si dice. Ma insomma, cri 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 cri, misto agli uccellini che cinguettano, veramente è una cosa assurda, bellissimo, è stupendo vivere in mezzo alla natura, non lo metto in dubbio, però quando ti svegli non riesci più ad addormentarti e lo dicevo anche a Gigi, perché qualche giorno fa mi è successo, mi sono svegliata quando lui stava per andare via, no, quando si era appena alzato ed erano tipo le 5 e mezza, 5 e un quarto, 5 e mezza. Ragazzi, non sono più riuscita a riaddormentarmi perché veramente a qualsiasi ora cinguettano o fanno cri cri appunto i grilli. È una cosa pazzesca, non lo so, sono felici. La primavera, l'arrivo dell'estate, non lo so, comunque se ci si sveglia a una certa ora è finita perché non ci si riaddormenta più. Comunque dicevo che Gigi è già uscito, aveva un sacco di cose da fare e quindi è già andato. E io sono già bella attiva perché appunto sono neanche le 8, però essendomi alzata così presto abbiamo già fatto colazione, ho già sistemato casa, adesso devo mettere fuori lo stendino. Ebbene sì, so che un po' di tempo fa vi avevo detto che mi rifiutavo di stendere in casa ormai, però ultimamente la sera, sempre solo la sera, fa dei gran temporali, acquazzoni, acqua che va da tutte le parti perché c'è anche molto vento, quindi anche se io lascio lo stendino sotto la tettoia, arriva comunque l'acqua, quindi mi rilava lo stesso i panni e non avendo voglia di lavarli più volte, la sera praticamente tiro in casa lo stendino e lo rimetto fuori. Anzi, adesso lo metto fuori perché appunto c'è il sole. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi non lo so, però perlomeno ho delle certezze su questa giornata, cioè adesso finisco di fare questa maschera, vorrei fare anche, come si chiamano, non mi viene la parola, i patch per gli occhi, ne ho di nuovi da provare, quindi vorrei provarli. Poi vado sotto la doccia, mi butto sotto la doccia, lavo i capelli, anche qui ho dei prodotti nuovi da provare, poi vi faccio vedere tutto, tranquille. E poi esco subito, esco con la penna, andiamo a fare una passeggiata perché poi non so se riesco a trovare il tempo più tardi. Mi devo incontrare anche con mia mamma nel frattempo perché ci raggiunge per fare alcune commissioncine insieme. E poi riporto a casa la Penny, vado dall'estetista a rifare le unghie. Bellissimo questo arancione fluo, mi è piaciuto tantissimo, sono anche tutte belle, belle in ordine stavolta perché sto continuando a prendere gli integratori per unghie e capelli. E devo dire che la differenza la vedo appunto, non mi si spezzano, non saltano via, quindi sono molto contenta. Dicevo che è molto bello il fuo, però dopo un po' stufa, io mi sono stufata abbastanza in fretta. L'altra notte ho sognato di farle giallo fluo, però non so se troverò mai il coraggio, sinceramente mi piacciono i colori fluo, ma il giallo, proprio il giallo evidenziatore, lo vedo un pochettino, un po' estremo, ecco, quindi non so se riuscirò mai a farlo.
Magari dopo chiedo qualche consiglio su Instagram, vediamo cosa mi consigliate di fare. Qualche sondaggino, vediamo un po'. Adesso non lo faccio perché è troppo presto e secondo me di sabato mattina a quest'ora non c'è sveglio praticamente nessuno se non chi va a lavorare. Ecco, solo noi siamo svegli, siamo fin troppo mattinieri. E poi credo che andrò a mangiare dai miei genitori perché Gigi è già là a fare dei lavoretti con mio papà. Sì, visto che ogni tanto me lo chiedete, magari nei messaggi privati, sì, vanno molto d'accordo i miei genitori con Gigi, mio papà, e Gigi vanno molto d'accordo, tant'è che, aiuto, mi sono toccata il naso, ecco, ho fatto un pastrocchio, vanno molto d'accordo, quindi fanno spesso dei lavori insieme, hanno, la stessa testa, cioè. A entrambi piacciono le stesse cose, quindi le macchine, i motori, quindi quando c'è da fare qualche lavoretto alle macchine, loro si mettono lì per dire: mi hanno cambiato le pastiglie della macchina, mi hanno cambiato i dischi dei freni, e insomma hanno fatto diversi lavoretti loro perché appunto sono capaci e non vedono l'ora di trovare qualcosa da fare alle macchine. Quindi la macchina di Gigi, la macchina di mio papà, poi c'è la mamma di Gigi, la sorella di Gigi, il ragazzo della sorella di Gigi, insomma. Hanno sempre qualcosa da fare alle macchine e poi amano anche molto fare altri tipi di lavori proprio in campo edile, essendo mio papà comunque del settore, Gigi piace quel mondo e tante volte mio papà si mette lì, gli insegna delle cose, appunto fanno delle cose insieme, si compensano anche perché. Magari Gigi sa molte più cose per quanto riguarda il campo dell'elettricità elettrico, no? L'impianto elettrico della casa, per esempio, e cose che invece mio papà sa un pochino meno, quindi si compensano e si insegnano a vicenda e mi piace questa cosa perché secondo me per mio papà Gigi è un po' il figlio che non ha mai avuto. Io sono figlia unica, lo sapete, però mio papà sarebbe piaciuto avere altri figli, mia mamma non ci ha mai sentito. Gli sarebbe sicuramente piaciuto anche un maschio, a cui magari tramandare le sue conoscenze, a cui insegnare qualcosa, che lui conosce molto bene, e secondo me ha trovato in Gigi un po' questo, quindi sono molto contenta e chiacchierona stamattina. Mi fanno tra l'altro anche male le braccia, non riesco a tenere la telecamera. Sono euforica, sì. Non lo so perché, mi sono svegliata così, mi sono svegliata bene, devo dire che sono contenta perché ho fatto tutta la settimana un po' così, un po' giù di morale, un po', non dico triste, però magari sarà stato anche il tempo perché diversi giorni ha piovuto, quindi mi svegliavo la mattina acqua, 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 quindi essendo che io sento molto il tempo, magari anche questo invece sentire, vedere il sole subito appena mi sono svegliata oggi. Mi ha un po' cambiato la giornata, mi ha rivoluzionato la giornata. Sto facendo una maschera perché, essendo in periodo di ciclo, mi sono un po' riempita di brufolini tutti sotto pelle, ve lo dico sempre quando arrivo a questo periodo, però è così. E quindi sto facendo questa maschera all'argilla di Mediterranea che vi ho fatto vedere mille, miliardi, anzi di volte, non mille volte. Soltanto che devo lasciarla in posa un po' di tempo perché non è una di quelle maschere che si asciuga e si secca completamente ed è sicuramente una cosa positiva di questa maschera perché non secca, non asciuga troppo la pelle, adatta anche a chi ha una pelle non troppo grassa, anzi secca o normale e appunto è una delle cose che mi piace molto perché mi lascia la pelle proprio morbida e idratata, però va anche a purificare e ha appunto un'azione detox che io noto subito sulla mia pelle. Ragazzi, quanto sto parlando, mamma mia. Dubito che siano passati 20 minuti, comunque adesso vado a preparare tutto per fare la doccia. Adesso vi faccio vedere anche cosa utilizzerò sulla zona del contorno occhi perché si tratta di un prodotto nuovo che devo provare e sono molto molto curiosa perché è leggermente diverso da quelli che utilizzo io di solito e ho ultimamente la zona del contorno occhi un pochettino più secca, un po' disidratata, mentre il resto del viso è un pochettino più carico di imperfezioni, ecco, i problemi della mia pelle. Vado a zone, ci sono delle zone in cui la mia pelle è secchissima, delle zone in cui l'opposto. Ecco, so che comunque tra voi c'è qualcuna che può capirmi. Buongiorno. Niente, lei dondola. Così. Ok,
Allora, questa è la maschera che ho applicato sul viso di Mediterranea, che tra l'altro ho quasi finito, penso che riuscirò ad applicarla ancora un paio di volte e poi dovrò riordinarla, ed è una maschera viso detox. Questa contiene argilla verde o bianca, no, argilla verde, olio di oliva e acqua termale, quindi è sia detox che idratante, lenitiva, quindi non mi lascia la pelle arrossata, assolutamente no. E invece vi faccio vedere quelli che i patch che utilizzerò sulla zona del contorno occhi, ce la puoi fare Jenny. Questi sono i patch che andrò ad applicare adesso, sono di Estée Lauder e mi sono stati inviati, li ho ricevuti proprio l'altro giorno. Questi andrebbero in realtà utilizzati la sera, però io voglio provare lo stesso adesso perché sono troppo curiosa, non voglio aspettare stasera. Comunque questa confezione contiene un paio di patch, quindi per un utilizzo, e sono andata anche a vedere, vi metto magari il link qua sotto nell'info box così potete vedere anche voi. Questa scatolina costa 15 euro, mentre la confezione con all'interno 4 paia di patch costa 50 euro. Non è pochissimo, però è vero, però voglio capire come si comportano, perché se davvero mi cambiano, mi stravolgono il contorno occhi, ci si può anche pensare, no, di fare questo acquisto. Una volta ogni tanto ci si può concedere qualcosina. Adesso vi faccio vedere come si presenta all'interno, perché appunto, ripeto, è molto particolare come prodotto. Questa è la confezione, tutta dorata, specchiata, spero non vi dia fastidio, spero non mi mandi in pappa la telecamera. E girando, vedete, ci sono nella parte superiore i patch che poi andranno imbevuti con questo siero, che vedete è separato rispetto ai pezzettini di tessuto. Quindi io cosa dovrò fare? Dovrò schiacciare, dovrò premere bene qui in modo da rompere un angolino della confezione e far sì che i pezzettini di tessuto possano bagnarsi con questo liquido. Quindi andrò a renderli belli bagnati, anzi adesso voglio provarci subito, però sul divano non penso sia il massimo, perché no, infatti è troppo morbido il divano, quindi non riesco, però adesso ci provo e vi faccio sapere se è fattibile oppure no, se ci riesco oppure no. Si dovrebbero fare una volta alla settimana la sera, e vi leggo quello che c'è scritto sul sito per quanto riguarda il risultato. Bellissime le mie ciabatte che spuntano ogni tanto nelle riprese che non c'entrano nulla. Comunque si tratta di un trattamento settimanale, in soli 10 minuti lo sguardo appare rigenerato, rinnovato, le linee levigate, la pelle idratata, gli occhi appaiono più luminosi, infusi di nuova giovinezza, dona un aspetto più giovane e fresco al contorno occhi. Si applica su pelle pulita una volta alla settimana di sera. Premi la confezione per rilasciare la formula sugli applicatori, poi massaggia delicatamente per assicurarti che gli applicatori l'abbiano assorbita completamente. Apri la confezione, separa gli applicatori e applica per 10 minuti, dopodiché vai a tamponare l'eccesso, quindi non si va a risciacquare. Questo è quello che c'è scritto sul sito di Estée Lauder e io adesso ci provo perché sono molto molto curiosa. Ecco qui, ce l'ho fatta, e non ci vuole una laurea, ovviamente non ci vuole una scienza, basta in sostanza piegare un po', premere leggermente la parte bassa della confezione e subito il liquido va nella parte superiore. E adesso li lascio un po' qui, poi quando aprirò la confezione saranno belli imbevuti, massaggio ogni tanto e nel frattempo vado a togliermi la maschera così che poi possa mettere subito questi patch. Rieccomi, vi prometto ragazzi che dopo mi farò vedere in condizioni migliori. Ecco, li ho applicati e la sensazione è molto piacevole, sono molto morbidi, molto delicati, non danno fastidio, non bruciano, il profumo è gradevole, molto delicato e ovviamente tutto quello che avanza, che tutto il siero che è rimasto nella confezione io non lo butto, ma vado poi a picchiettarlo bene quando rimuoverò i patch, quando rimuoverò il tessuto andrò a picchiettarlo bene e a idratare bene, magari lo lascio anche un po' in posa e poi vado a far assorbire tutto l'eccesso. Ovviamente per ora non vi posso dire niente di che, però vi dico che per il momento non bruciano e, essendo comunque questa una zona delicata, è una cosa sicuramente positiva, perché la pelle di questa, del contorno occhi, è molto più sottile rispetto a quella del resto del viso e per quanto mi riguarda è una zona veramente molto molto sensibile, delicata, a me basta pochissimo per farla arrossare, quindi già il fatto che non brucia è sicuramente positivo. Adesso li tengo per 10 minuti e poi appunto vado a rimuoverli e
a far assorbire bene l'eccesso. Nel frattempo preparo tutto per la doccia, quindi preparo il cambio, i vestiti e vi faccio vedere anche i prodotti nuovi che utilizzerò oggi perché sono curiosissima, davvero curiosissima di provarli. I prodotti in questione sono contenuti in questa scatolina, sono di Freshly Cosmetics e mi sono arrivati mercoledì, quando sono tornata a casa la sera li ho trovati, ho trovato il pacchettino e ho spacchettato subito, tant'è che vi ho fatto vedere anche lo spacchettamento proprio in diretta su Instagram. Mi hanno contattata, ho ricevuto una loro mail se non erro lunedì, mi hanno chiesto se mi avrebbe fatto piacere provare qualche loro prodotto, io ho risposto martedì e ragazzi mercoledì avevo già i prodotti a casa, quindi sono stati velocissimi, una cosa incredibile. E qui vedete, vabbè, questo è l'hashtag, però hanno il profilo Instagram Freshly Cosmetics e poi c'è il sito, magari ve lo metto nell'info box o qui da qualche parte. È un brand spagnolo che è presente sia nel Regno Unito che in Italia, dove stanno, diciamo che stanno prendendo piede, e si tratta di prodotti per quanto riguarda la skin care, quindi cura della pelle, del viso, del corpo, ma anche i capelli, e hanno anche dei prodotti per bambini e sono tutti naturali, non hanno schifezze all'interno, non sono testati sugli animali, sono vegani, quindi prodotti naturali, e io sono curiosissima di provarli anche perché adesso quando vedrete di che cosa si tratta capirete subito. Mi hanno dato la possibilità, mi hanno chiesto di scegliere tra un detox plan, c'era quello per la skin care, quindi il viso, c'era quello per i capelli, quello per la cura del corpo. Secondo voi io cosa avrò mai scelto? Ovvio quello per i capelli, quindi sono tre prodotti. Bando alle chiacchiere, vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione. Innanzitutto c'è questo cartoncino, questo foglio di presentazione, e mi hanno scritto smile, today is your freshly day, e poi qui c'è un buono sconto del 10% se può interessare a qualcuno, non è legato a me, non ci guadagno nulla assolutamente, e qui appunto c'è scritto tutto quello che vi ho detto prima, quindi 100% toxic free, prodotti naturali, detox, vegani, cruelty free, eccetera eccetera. E poi mi hanno inviato anche tutti questi stickers troppo carini che utilizzerò sicuramente sulla mia agenda, sono troppo belle. Sì, sicuramente dopo andrò a appiccicarli da qualche parte sull'agenda. E poi qui c'è, diciamo, un libretto delle istruzioni, no? Per capire come utilizzare i prodotti, quali sono le proprietà di ciascun prodotto. Io me lo sono già guardato, ovviamente. E poi all'interno ci sono i tre prodotti per capelli che ho scelto io. Quindi abbiamo... Aiuto, ce la puoi fare, Jenny. Allora, abbiamo innanzitutto uno shampoo rinfrescante che contiene pompelmo, ma contiene anche aloe vera. Ed è, io ho letto un po' il libricino, è uno shampoo delicato che appunto non va ad aggredire la cute, e io sono veramente molto molto curiosa di provarlo. Perché? Perché in questo periodo sto diventando matta con la mia dermatite allergica, sapete che io ho diverse allergie e soffro di dermatite appunto allergica, che in questo periodo mi sta dando particolari problemi alla cute, al cuoio capelluto, quindi prurito, mi si formano proprio delle crosticine. E sto provando veramente di tutto e di più, prodotti consigliati magari dal dermatologo barra allergologo che mi manda in farmacia, mi fa prendere un sacco di prodotti che appunto si vendono in farmacia che costano un occhio della testa e alla fine non mi cambia nulla. Ecco, sto veramente provando tantissimi prodotti, Vichy, Fito, insomma un sacco di prodotti, però non vedo grandi cambiamenti, quindi sono molto curiosa di provare questo prodotto. E quando vi ho mostrato questo shampoo, balsamo e un siero su Instagram, diverse ragazze mi hanno scritto dicendo Jenny passa assolutamente ai prodotti bio, prodotti naturali, vedrai che la dermatite andrà veramente meglio, quindi confido in questa cosa. Poi c'è il balsamo, questo è un balsamo anticrespo all'olio di cocco, e questo contiene anche aceto di mele, e la cosa mi ha colpito molto perché è per questo che ha anche un'azione, diciamo, illuminante del capello, rende i capelli più luminosi, più leggeri. E non so se vi è mai capitato, a me capita spesso, quando parlo con mia nonna lei mi dice sempre fai degli impacchi con l'aceto, perché l'aceto rende veramente più luminosi i capelli, e quindi quando ho letto tra gli ingredienti l'aceto di mele sono rimasta sorpresa, perché sinceramente in un balsamo non l'ho mai trovato, quindi
mi incuriosisce tantissimo. Tra parentesi, non vengo pagata per dire queste cose, ma ho semplicemente ricevuto questa box e quindi ovviamente ringrazio l'azienda, però non mi pagano per dire queste cose. È tutta farina del mio sacco. E poi terzo e ultimo prodotto, c'è questo siero intensivo, che è un siero idratante, riparatore, e che va a proteggere i capelli dagli agenti aggressivi esterni. Questo si applica semplicemente sul capello umido, si massaggia e poi si vanno ad asciugare i capelli, e sono molto curiosa di provare anche lui. Oggi sostanzialmente inizierò una hair care routine completamente nuova, quindi proverò solo e soltanto questi prodotti per un po' di tempo e vediamo come mi trovo, vediamo se noto differenze. Vi tengo aggiornate sulla dermatite, se vi può essere utile, se può farvi piacere. Adesso, visto che sto parlando da 10 minuti, vado a risciacquare, vado a togliermi i patch che ho applicato sugli occhi, perché è ora. Allora, prime impressioni dei patch di Estée Lauder. Mi sono messa anche davanti alla finestra, così magari con la luce che c'è fuori riuscite a vedere meglio. La sensazione è molto piacevole, trovo che il contorno occhi sia veramente idratato, sento la pelle proprio più compatta e è sparita quella sensazione di secco misto prurito, perché quando la pelle è molto secca tende anche a pizzicare, e quindi la sensazione è sicuramente piacevole. Sulla confezione c'è scritto che volendo si può anche applicare dopo aver fatto assorbire l'eccesso di siero, si può applicare la normale crema contorno occhi che si utilizza tutti i giorni, però devo dire che io non ne sento la necessità e vi dico che il mio contorno occhi era veramente messo male, ecco, però non ne sento la necessità, perlomeno per ora non sento la necessità, perché non sento la pelle tirare. Appunto, la sento morbida, bella compatta e idratata, quindi sicuramente prima impressione assolutamente positiva. Non so se è una mia sensazione, se lo notate anche voi, per questo mi sono messa proprio davanti alla finestra, mi sembra di vedere meno occhiaie, quindi mi sembra quasi che mi abbia ridotto un minimo l'occhiaia. Non so se lo notate anche voi, però io l'ho notato subito questa cosa, subito, perché stamattina avevo dei bei solchi, ecco, avevo proprio non solo il nero, avevo proprio una sorta di solco qua, o forse era un effetto, un'illusione ottica del colore molto scuro che avevo stamattina dell'occhiaia. Comunque non mi dispiace come primo risultato, come primo test. Vorrei provarne altri, quindi credo che andrò da Sephora, proverò a cercarli da Sephora e ne acquisterò uno, perché 50 euro non lo so, così di colpo non lo so, preferisco acquistarne magari uno per volta, 15 euro vi ho detto prima, sì, dovrebbe essere 15 euro, e magari provandolo ancora vi dirò se noto delle cose in più. Proverò a farlo anche la sera, magari lasciandolo in posa ancora di più. Ragazzi, questi sono i capelli semi asciutti, perché non ce la faccio più a usare il phon, fa troppo caldo. Comunque sono i capelli dopo aver utilizzato i prodotti che vi ho mostrato prima di Freshly Cosmetics. Ovviamente è troppo presto per una recensione, perché li ho provati oggi per la prima volta, però qualche considerazione vorrei farla. Allora, innanzitutto vi dico che prima di provare i prodotti, quindi prima di buttarmi sotto la doccia, fare lo shampoo e tutto il resto, io mi sono letta quel libricino che vi ho fatto vedere prima, che loro inseriscono nella scatola insieme ai prodotti, quindi questo qui in sostanza, per capirci, ed è appunto una sorta di libretto delle istruzioni in cui loro spiegano come usare i prodotti, quali saranno i benefici, eccetera. Ed è una cosa che di solito mi piace fare quando vado a provare qualcosa di nuovo, perché se devo testare un prodotto devo anche conoscere quel prodotto, devo capire quali appunto potrebbero essere i benefici, come si usa al meglio, eccetera. Quindi è una cosa che faccio sempre, l'ho fatto anche oggi, e la prima cosa che mi è piaciuta è innanzitutto che su questo libricino c'è scritto che se si è abituati a utilizzare prodotti che contengono siliconi, quindi la sottoscritta ne è l'esempio, per vedere dei risultati bisognerà aspettare 1-2 mesi di utilizzo per dare appunto il tempo al capello di smaltire i siliconi a cui era abituato. E poi c'è scritto che per vedere proprio un cambiamento radicale del capello si dovrà aspettare circa 6-8 mesi, e questa è una cosa che mi è piaciuta, perché non c'è scritto da nessuna parte che vedrà il capello stravolto sin dal primo utilizzo, cosa che invece mi è capitato di leggere su altri prodotti simili, quindi naturali, ecco. Altra cosa che mi è piaciuto è che loro danno dei consigli in base al tipo di capello, quindi per chi ha i capelli grassi, chi ha i capelli normali, chi ha i capelli secchi come la sottoscritta. Ad esempio c'è scritto di utilizzare
prima lo shampoo ovviamente, che però questo, essendo appunto abituati a prodotti pieni di siliconi, può dare una sensazione strana, quindi si può sentire il capello molto secco, duro, cosa che effettivamente ho sentito anch'io, erano veramente durissimi i capelli, ma c'è anche scritto che è un effetto che passa quando si utilizza poi il balsamo che contiene olio di cocco e altri ingredienti e che appunto vanno a idratare, rendere il capello più morbido, eccetera. In più c'è scritto che se si hanno i capelli appunto molto secchi, il consiglio è quello di fare una sorta di impacco dopo lo shampoo, mischiando sia il balsamo che il siero. Ed è una cosa che io ho fatto e effettivamente il capello poi era proprio morbido, non aveva più quella sensazione dura al tatto, secca. Dopo li ho sciacquati, li ho tamponati, ho applicato ancora due goccine, ma giusto due di numero, di siero e sono andata ad asciugarli. C'è scritto che si può finire il tutto con un'altra goccina di siero su capello asciutto, però io non ho voluto esagerare, quindi non l'ho applicato perché non volevo rischiare di appesantire troppo il capello. Comunque questo è il risultato. La cosa che noto è che il capello è sicuramente più leggero, lo sento leggero. È strano, è una sensazione diversa. Non ho avuto bisogno di utilizzare una quantità industriale di shampoo per sentirli puliti, ma una quantità normale. Lo shampoo è abbastanza liquido, ha una consistenza simile a un gel, però è un po' più liquido, quindi non ha la consistenza solida di tanti altri shampoo. Il balsamo invece ha la tipica consistenza di un balsamo, anche qui leggermente più liquidino, e mentre lo shampoo profuma tantissimo di pompelmo, è una cosa buonissima, profumo che ha anche il siero, il balsamo sa proprio di cocco, ecco appunto cocco, e poi appunto il siero profuma di pompelmo, quindi il capello rimane anche bello profumato, un profumo anche fresco perché il pompelmo sa un po' di estate. E lo stesso vale per il balsamo, non ho dovuto utilizzare un sacco di balsamo, veramente tantissimo, ma il giusto, più o meno la stessa quantità dello shampoo, ecco, cosa che non mi capita sempre. Io ho provato ad esempio dei prodotti, degli shampoo e balsamo di Sobio, e ho smesso di utilizzarli perché mentre per lo shampoo mi bastava una quantità normale, per il balsamo dovevo riempirmi la mano, ma veramente riempirmi la mano, altrimenti non riuscivo neanche a infilarmi le dita nei capelli, da quanto erano secchi, duri, è una cosa incredibile. Cosa che qui non ho notato, però ripeto, sono soltanto prime impressioni. Per dirvi di più, anche per quanto riguarda la mia dermatite, eccetera, dovrete aspettare ancora un pochettino, perché appunto qui c'è scritto 1-2 mesi di utilizzo, quindi dovrete avere un po' di pazienza. Ripeto però che quello che dico non è legato a una sponsorizzazione, non sto nascondendo una sponsorizzazione, non sono pagata, ho semplicemente avuto la fortuna di provare dei prodotti e lo sapete che quando provo qualcosa di valido mi piace parlarne, mi piace dirvi quello che penso, le mie prime impressioni, eccetera. Però ripeto, non sto nascondendo nessuna sponsorizzazione di nessun genere, ecco, volevo soltanto dirvi quello che ho notato al primo utilizzo. Però comunque vi farò sapere se vi può interessare, vi terrò anche aggiornate per quanto riguarda la mia situazione dermatite, che ripeto è allergica, è dovuta ad una serie di allergie che si aggravano in questo periodo e quindi la mia dermatite diventa un po' problematica proprio in primavera, inizio estate. Se vi fa piacere vi terrò aggiornate su questa situazione, se avete dei consigli anche voi che magari soffrite di dermatite scrivetemi nei commenti ovviamente. E adesso vado a vestirmi, vado a darmi una pettinatina perché non ho fatto neanche la piega, li ho asciugati così e basta, li ho mezzi asciugati così e basta. Vado a vestirmi e corro dall'estetista. Sempre così, eh? Appena c'è un muretto, sempre così e io sto per cadere. Va bene. Buongiorno lago, buongiorno. Stamattina un po' arrabbiato, un po' mosso. Stamattina forse ancora più presto del solito, infatti non c'è praticamente nessuno. Ancora più presto del solito, però non vi dico l'ora perché sennò, Jenny, perché sennò voi mi dite: "Ma Jenny, come fai a essere così mattiniera?" E non lo so, io rispondo sempre la stessa cosa, cioè che non lo so, è l'abitudine. Ma non è una cosa bella, perché quando arriva un certo orario e poi non riesci più a dormire, non è una cosa così bella. Dipende. Comunque, sarà anche presto, più presto del solito forse, però c'è in giro pochissimo, perlomeno a piedi perché in macchina ce n'è, c'è in giro pochissimo perché oggi è festa, molti negozi sono chiusi,
Oggi è la festa della Repubblica, 2 giugno, ma la pace che c'è stamattina, motorini a parte, la pace di stamattina, ma ne vogliamo parlare? E Penny? Certo, andiamo dai! Comunque, il bello dell'uscire il sabato mattina presto è che si incontrano solo cani, quindi tutti gli amici della Penny, ci fermiamo a chiacchierare, vorremmo giocare, però insomma non è proprio facile. Abbiamo appena incontrato un maltese che è innamorato di lei e quindi passa tutto il tempo su due zampe e le zampe davanti le muove, le agita tantissimo. È una cosa troppo strana e non è l'unico maltese che ho visto fare questa cosa, perché ce n'è un altro che conosciamo e che fa esattamente lo stesso identico movimento. Sta su due zampe, le zampe davanti le agita, le muove. È incredibile. Secondo me sono molto carine queste ballerine fatte così, anche così. Non sono affatto male. Anche quel sandaletto è molto carino. Ci credete che siamo in giro da un'ora esatta per fare un giro che di solito ci richiede poco più di mezz'ora? Ecco, questo perché ogni cane che incontriamo è il nostro. Meglio, è nostro nel senso che non ce lo facciamo scappare, quindi ci mettiamo lì a chiacchierare. Stamattina la Penny non se ne fa scappare neanche uno, però lei preferisce uscire quando c'è poco casino, perché lo vedo proprio, cammina più volentieri, tralasciando il fatto che poi vabbè si ferma magari a fare amicizie eccetera, però cammina molto molto più spedita anche. Ok, sto andando a rifare le unghie. Oggi sono rossa e nera, dopo vi faccio vedere questo abbinamento, questa maglia mi piace un sacco e anche i pantaloni poi ve li faccio vedere bene allo specchio, se non si capisce. Credo che le unghie le farò di un colore molto simile alla mia maglia, quindi questo rosso corallo. Adesso vediamo, perdonate il traballamento. Spero di essere a fuoco. Comunque le ho fatte, sono proprio dello stesso colore della maglia, vedete? Sono bellissime, mi piacciono un sacco, stupende. E niente, adesso vado. Ragazzi, sono da mia mamma, dai miei genitori, volevo farvi vedere l'outfit che è questo. Vedete i pantaloni? Sono belli morbidi. Sono, non so se riesco a farvi vedere dietro, anche morbidi. E sì, sono dimagrita, ho perso un chilettino, ma non perché stia seguendo una dieta, tutt'altro, ma perché, come vi dico sempre, sto cercando di fare più movimento e quindi è andata giù soprattutto la pancia e cerco di camminare anche oggi quando sono andata dall'estetista, ho cercato di lasciare la macchina più lontano possibile e insomma eccoci qua. Buonasera ragazzi, buonasera sì, perché siamo spariti per tutto il pomeriggio, adesso vi spiego perché. È ormai ora di cena, sono circa le 7:30, però c'è ancora un sole, fa veramente caldo, oggi si sta benissimo e sono venuta un attimo qui in mansarda a riposarmi un attimo perché è stato un pomeriggio un po' così, in sostanza ce ne capita sempre una, ormai è, questo è un periodo così per noi, ne abbiamo sempre una e in particolare eravamo ancora dai miei. Appena finito di mangiare, mi stavo preparando per uscire. Ad un certo punto ci siamo accorti che, sapete che vi ho detto che settimana scorsa la Penny è stata sì sterilizzata, ma abbiamo anche fatto rimuovere gli speroni delle zampe posteriori perché spesso le davano fastidio, quindi si impigliavano, si rischiava di strapparsi via tutta l'unghia, una volta addirittura ha fatto infezione e siamo andati avanti con l'antibiotico per un mese per farglielo passare, era tutto gonfio, insomma un macello, e alla fine abbiamo detto anziché farla operare in futuro, quindi rifare un'altra anestesia, un'altra operazione, facciamo tutto insieme, sterilizziamo e facciamo anche gli speroni e siamo a posto. Bene, abbiamo tolto i punti, Gigi l'ha portata a togliere i punti e prima, appunto, dopo pranzo si è accorto che la ferita si era riaperta, una delle due zampe aveva un'apertura più o meno così, 2 cm per 1,5 cm, quindi parecchio bruttina, io l'ho anche vista, ho avuto un attimo così perché
Io non riesco, non sopporto proprio la vista di tagli, ferite quando sono poi così profonde. Non, insomma, non vi dico, ecco, vi lascio intendere quello che poteva esserci, vedersi. Non voglio traumatizzare nessuno, quindi un attimo di panico, perché tra l'altro oggi, il 2 giugno, dove andiamo, dove la portiamo? Quindi, no, beh, alla fine l'abbiamo portata subito dal veterinario, di corsa proprio dal veterinario, e siamo stati lì tutto il pomeriggio. Abbiamo passato tutto il pomeriggio lì, adesso sta bene, è a posto, nel senso che non è una cosa che passerà così, non è che si rimargina domani, però comunque è sotto controllo, e è ancora bendata, dovrà rimanere bendata ancora per, secondo me, almeno un paio di settimane, e però ci siamo, è sotto controllo. E niente, ci siamo spaventati ancora una volta, perché insomma questo periodo va così, e appunto di corsa dal veterinario e giornata lì, giornata così. Stasera saremmo anche dovuti uscire a mangiare una pizza con dei nostri amici, però abbiamo deciso di restare qui e mangeremo qui la pizza, perché preferiamo tenerla sotto controllo. È un po' così oggi, è un po'... Il veterinario ci ha detto che non dovrebbe sentire dolore, ma fastidio, però comunque, insomma, una ferita così che si riapre, non lo so. Preferiamo tenerla sotto controllo, anche perché non vorremmo si strappasse proprio la benda, visto che in questi giorni continuava a mangiucchiarla, a mordicchiarla. Non l'ha mai strappata, però non si sa mai. E poi noi torniamo a casa la sera, troviamo lei con la benda strappata, la ferita ancora più aperta. Dove andiamo? Ok, quindi preferiamo rimanere a casa, e insomma vengono tutti qui e si mangia qui una pizza. Io adesso sono intasatissima, proprio un raffreddore fortissimo, perché quando vado dal veterinario è così, pieno di peli di cane e gatto, essendo io allergica, torno a casa che con gli occhi veramente rossi, gonfi, raffreddore, naso che cola, e va avanti un po'. Ho preso un antistaminico ovviamente, però adesso ci mette un po'. La cosa strana è che con la Penny non mi succede più questo, mi succedeva all'inizio, adesso sono diventata immune, e non è una cosa che mi sono inventata io, non è una cosa che dico campata così per aria, ma mi è stato proprio spiegato dal mio allergologo che quando si resta a contatto per tanto tempo, per un periodo prolungato, con un cane o un gatto, anche quando si è allergici si diventa immuni a quel cane o quel gatto, quel pelo. Quindi io con lei non ho più problemi, però quando vado in posti dove ce ne sono tanti, o addirittura nelle toilettature, io non riesco a entrare dove fanno toilettatura per cani. Per me no, non riesco proprio a entrare, anche con l'antistaminico, anche volendo, anche mettendomi d'impegno, ma non ce la faccio proprio. Una volta sono stata a una mostra canina e ho iniziato, lì è stata la prima volta e unica volta in cui ho avuto proprio un attacco di asma, perché ci saranno stati centinaia e centinaia di cani, non vi dico il pelo, proprio rotolavano le palle di pelo ovunque, non sto scherzando davvero, e quindi lì proprio ho iniziato a sentire l'asma. Mi ci sono volute diverse ore prima che passasse, prima di tornare a posto, e da lì basta, mai più piede neanche in quello. E niente, adesso vado a cambiarmi, perché, anzi, vado a farmi una doccia, mi cambio, perché ripeto fa caldissimo, e poi niente, vado a apparecchiare la tavola, e non dico che tra poco arriveranno le pizze, però penso che tra un'oretta mangeremo, anche perché muoio di fame, non avendo fatto lo spuntino oggi pomeriggio ho una gran fame, però vabbè. Se mangio la pizza magari mi trattengo un pochettino. Ma parlando di cose un po' più felici, un po' più frivole e allegre, tornando a casa ho trovato un bel pacchettino di Nabla, come potete vedere, perché ho ordinato un paio di prodotti e sono stati velocissimi, perché ho fatto l'ordine mercoledì o giovedì, forse giovedì, e oggi è arrivato, quindi sono super felice, volevo spacchettare insieme a voi perché
perché sì, volevo spacchettare e farvi vedere che cosa ho ordinato. Allora, sono giusto due cosine, ma secondo me una, cioè lei, è molto molto succosa, non vedo l'ora di aprirla. Allora, ho riordinato una Brow Divine, quella che utilizzo io, che è la colorazione Uranus, che è perfetta per le mie sopracciglia perché è proprio il colore delle mie sopracciglia, quindi non ve la sto neanche a far vedere perché la conoscete già. E poi ho ordinato lei la Dreamy Eyeshadow Palette. Perché? Perché volevo acquistare una palette, quindi anche su Instagram ho chiesto consiglio a voi e mi avete consigliato principalmente lei e la nuova palette di Clio, la First Love, mi sembra, sì, dovrebbe chiamarsi così, soltanto che guardandole entrambe, mettendole a confronto, ho preferito acquistare lei, perché la palette di Clio, non lo so, ha dei colori che secondo me, non è una critica, assolutamente, sono già visti, nel senso che io credo già di possedere, mentre lei ha dei colori per me nuovi, dei colori che io non possiedo, e quindi sì, non ha senso secondo me acquistare un qualcosa che sia già, ma volevo acquistare qualcosa di veramente nuovo per me, quindi ho acquistato lei. Vi ringrazio dei consigli, ringrazio tantissimo le ragazze che mi hanno scritto, mi hanno consigliato, e tiriamola fuori, eccola qui. Adesso vediamo di aprirla e voilà, bellissima. Aspettate che ve la faccio vedere bene da vicino. Vedete, sono colori che non possiedo, ovvio, il marroncino, ok, anche questo marrone va bene, però poi ce ne sono altri che sinceramente non ho, come questo Vanitas che sembra quasi un pesca. Sono tutti molto brillanti, non ho questo colore, questo, sono colori che non possiedo, ecco, quindi, ma forse anche un colore come questo, non sembra un oro caldo, però da quello che ho visto è veramente molto molto pigmentata, e vorrei fare un tutorial, vorrei fare un video in cui la provo realizzando un trucco da matrimonio, il terzo, bene sì, sarebbe il terzo, secondo me non sarà neanche l'ultimo, e come colori mi piacciono appunto molto questo, anche rose gold mi piace moltissimo, perché vorrei stare su questi colori, ecco, su questi colori un po' pescati, poi capirete perché, lo vedrete il 25 agosto, mi ispirano molto, ecco, e quindi sì, e quindi ho acquistato lei, l'ho pagata, non vorrei dire una stupidata, sui 35 euro più la matita e le spedizioni, insomma ho speso sui 50 euro in totale, ecco, non è poco, però ho sentito parlare molto bene di questa palette, quindi ho deciso di fare l'acquisto e vediamo un po'. Oddio, oh! È caduta, scodinzola. Vieni Penny, vediamo la benda super trendy, eccola lì, perché la nostra benda è più bella, sì, ce la possiamo fare, guardate che carina. Con le zampette. Che bella con le zampine viola. Tra l'altro sono stati carini, ce l'hanno data anche per fare le prossime medicazioni. Così abbiamo la benda super trendy. Vedi, qua si è chiuso benissimo. Sì, lì si è chiuso. Era più piccolo però. Passerà. Va bene. Buonanotte così allora. Buonanotte, era il divano comunque questo rumore, non era nella Penny, non era... Salute! Anche il mio era uno starnuto. Sì, certo, era uno starnuto. Penny, va bene. Così cadi ancora come prima, ecco. Va bene. Di dormire non se ne parla, mi sa. Non tutti escono perfetti, quindi. Vieni qua. Va bene, buonanotte allora. Sì. Tutto lo spazio che c'è. Sembra ubriaca. Buonanotte.